Buongiorno a tutti, benvenuti al Centro Studi Piero Calamandrei. Io sono la dottoressa Anna Sparano e siamo all'Open Day per il nuovo concorso bandito da Ripam, aperto a nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, rivolto a diplomati, i quali andranno a ricoprire incarichi non dirigenziali all'interno delle amministrazioni che a breve vi indicheremo. Inizio subito col darvi un'informazione logistica e sicuramente molto importante perché il bando di concorso del quale vi sto parlando è un bando ancora aperto e sarà aperto fino al 6 febbraio 2022. Attenzione, 6 febbraio 2022, però sì, fino alle ore 14, quindi non tutto il giorno. Si procede all'iscrizione dello stesso attraverso un account SPID sul sistema Step One 2019 con un indirizzo PEC. I codici di concorso sono tre e potete fare domanda per tutti e tre i codici di concorso, ma non basterà un'unica domanda, in quel caso dovrete fare tre domande. I codici di concorso per cui si procede sono il codice amministrativo, indicato come codice AMM, il codice economico, quindi il codice ECO, e il codice informatico, indicato come codice INF. Per i candidati al codice AM, i posti sono 1250, 1250 figure professionali che andranno a ricoprire il ruolo di operatori amministrativi e di assistenti amministrativi. Per quanto concerne il codice INF, invece, i posti messi a concorso sono 464. Con figure che andranno a ricoprire incarichi di assistenti nel settore scientifico-tecnologico e operatori amministrativi informatici. In ultimo, al codice economico, invece, le figure da ricoprire saranno 579 nel ruolo di assistente amministrativo contabile e di operatore amministrativo contabile. Andiamo subito a quello che è il processo di selezione per questo concorso. Ci sarà un'unica prova, quindi non ci sarà una prova orale oppure una successiva prova scritta, un'unica prova con 40 quesiti. 25 di questi 40 quesiti saranno diversi a seconda del codice scelto, mentre 7 quesiti saranno per tutti quanti i profili dei quesiti di logica, volti a testare la capacità logico-deduttiva, critico-verbale del candidato. E altri 8 quesiti, sempre uguali per ogni codice di concorso, sono dei quesiti di tipo situazionale. Successivamente a tale prova si procederà a quella che è la valutazione dei titoli. Valutazione dei titoli che talvolta mette in crisi chi non ha questi titoli. Ma è molto importante sottolineare che a prescindere da quanti titoli il candidato possegga, non si può avere un numero di titoli che superi il punteggio di 3. Quindi se una persona ha 5 lauree, comunque non gli saranno attribuiti 5 punti di titoli, ma sempre e comunque 3. Per cui ci sarà sicuramente meritocrazia rispetto a quanto al risultato dei 40 quesiti. Andiamo diritti a vedere ora questi 25 quesiti per i diversi codici di concorso verso quali materie vertono. Riguardo al primo codice di concorso, quindi il codice AM, le materie saranno diritto amministrativo, diritto penale ma esclusivamente ai reati contro la pubblica amministrazione, elementi di contabilità di Stato e di enti pubblici, elementi di diritto dell'Unione Europea e norme generali in materia di pubblico impiego, informatica in relazione all'utilizzo delle apparecchiature, delle applicazioni più diffuse e inglese. Per quanto riguarda il codice informatica, invece, oltre a aversi sempre il riferimento alle norme generali in materia di pubblico impiego, informatica ed inglese, avremo anche il riferimento a sistemi di hardware e software, architetture di rete e sicurezza informatica. E poi sempre, come vi dicevo, pubblico impiego, informatica ed inglese. Per quanto riguarda invece il codice ECO, avremo diritto amministrativo come materia, elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici, elementi di ragioneria generale ed applicata, elementi di economia politica ed economia pubblica. E anche qui
norme generali in materia di pubblico impiego e informatica ed inglese. Per quanto concerne il punteggio che si attribuisce a tali prove, sia per quanto riguarda i 25 quesiti e per quanto riguarda i 7 quesiti di logica, per ogni risposta esatta il punteggio sarà più 0,75, per ogni mancata risposta il punteggio sarà 0 e per ogni risposta errata meno 0,25. Stessa cosa vale per i quesiti situazionali per quanto concerne la mancata risposta o la risposta esatta, mentre qui non c'è la risposta errata ma c'è quella neutra, il cui valore sarà di più 0,375. Noi come centro abbiamo aperto un corso per tale concorso, il quale sarà strutturato su 20 lezioni in piattaforma digitale, 20 lezioni generali aperte a tutti, che chiaramente riguarderanno i punti in comune, che poi sono i punti maggiori di tale concorso, e venendo poi sempre incontro alle esigenze dei nostri corsisti, a queste 20 lezioni seguiranno poi delle lezioni individuali per quelli che saranno i singoli codici di concorso e quindi le materie specifiche. Sarà sempre garantito quello che è il rapporto col docente, sia tramite dei commenti e sia tramite quelli che possono essere degli incontri specifici. Per poter avere maggiori informazioni o per poter procedere all'iscrizione basta inviare una mail all'indirizzo che vi allegheremo e avrete tutte le informazioni. Vi ringrazio per l'attenzione e buono studio.